Fino a quel momento l'hai considerata né più né meno che una frase fatta, comoda, preconfezionata. Ma se ad andare in fumo è letteralmente l'impegno di una vita, della tua vita e di quella della tua famiglia, allora è un'altra cosa. La modelleria Idroitalia è presente da anni sul territorio di Manoppello. È un'azienda seria e innovativa. Inevitabilmente afflitti dall'accaduto, ma già pronti a rimboccarsi le maniche, così devono sentirsi i titolari e i dipendenti dell'azienda di Manoppello che sabato è stata devastata da un incendio. Le cause, verosimilmente accidentali, sono ancora in via di definizione, forse un cortocircuito, nessuna ipotesi di dolo. Il fuoco potrebbe essersi sviluppato dall'impianto fotovoltaico, provocando la semidistruzione di uno dei capannoni e del suo contenuto. Era il punto nodale della produzione. Dicono alla Idroitalia e c'erano anche dei lavori pronti da consegnare. Un capannone imponente con attrezzature robotiche e macchinari sofisticati, costosissimi, l'ultimo dei quali arrivato solo pochi mesi fa, realizzato praticamente su misura per le esigenze produttive dell'azienda. A due giorni dal rogo, oggi l'aria appare perfettamente respirabile e senza odore. La giornata limpida consente alla telecamera di Diego Martelli di mostrare che l'entità del danno è notevole, ma è ancora presto per una valutazione definitiva. Occorrerà disporre sia del verbale dei vigili del fuoco che del successivo sopralluogo dell'assicurazione. Nulla da temere invece ci sarebbe sotto il profilo ambientale e della salute pubblica, anche se il sindaco di Manopello, Giorgio De Luca, attende il via libera dell'Arta prima di ritirare l'ordinanza che riguarda tutta l'area. Ancora per qualche ora, forse per qualche giorno, è bene dunque mantenere un atteggiamento prudenziale, lavando accuratamente Frutta e verdura coltivate in zona, possibilmente anche sbucciandole, ed evitando di praticare attività sportive all'aperto. Io ho appena parlato con l'ARTE, mi è stato riferito che quel benzene che si era manifestato durante l'incendio di sabato pomeriggio, nelle prime ore, è scomparso già dalla mattina di domenica mattina, quindi già dalle prime ore. Il benzina non c'è nessun problema. Adesso stanno accertando le polveri, ma già dal, dai primi intuiti possiamo dire perché per fare queste analisi sulle polveri richiedono qualche giorno in più. Eh, il direttore dell'arte è abbastanza tranquillo. Ecco. Eh, purtroppo il danno c'è stato. L'azienda è molto importante, hanno delle commesse a livello internazionale. Questo ci dispiace tantissimo. Speriamo che con la loro forza, essendo anche una impresa familiare con il titolare, la moglie e soprattutto i due figli giovani possa ripartire più presto.